Il telegiornale del Nord-Est, ben ritrovati con l'informazione di Tele Pordenone in diretta dai nostri studi. In primo piano muore a 67 anni Gianni Verrengia, noto imprenditore ed ex militare avianese di adozione. Un malore improvviso gli ha tolto la vita. L'export targato FVG è cresciuto del 27% nel 2021, un dato positivo dopo lo stop del 2020. La prospettiva di quest'anno pare però negativa a causa delle conseguenze socio-economiche dovute alla guerra in Ucraina. E ancora a Rigenerazione Urbana Pordenone, in via Fratelli Bandiera, sorgerà un nuovo parco urbano. Il progetto prevede l'abbattimento di edifici abbandonati e in degrado e la creazione di una grande area verde con una roggia scoperta. È stato presentato questa mattina il progetto. E ancora domani al via la gara per ottenere la Coppa del Mondo di Snowboarding Piancavallo, tanto l'entusiasmo nella conclusione degli ultimi preparativi in attesa di partire con le competizioni. Queste e molte altre le notizie che andremo ad approfondire nel corso del notiziario di oggi, ma prima linea ai colleghi per le loro anticipazioni. Un cordiale saluto anche dalla nostra redazione di Udine, Gorizia e Trieste. Tante anche oggi le notizie che vi proporremo nel corso di questa nuova edizione del nostro telegiornale. Medici di medicina generale di tutto il Friuli Venezia Giulia, anch'essi in prima fila per offrire la loro professionalità, il loro supporto a favore dei tanti profughi di guerra che dall'Ucraina stanno attraversando, si stanno fermando addirittura nella nostra regione. Sentiremo tutti i dettagli in un servizio dedicato e a partire da domani fino al prossimo 19 di marzo, grande esercitazione nazionale dei cinofili del soccorso alpino a Sella Nevea. Aspettiamo un ospite in studio, Furio Onsel, consigliere regionale di Open Sinistra Friuli Venezia Giulia. Tante anche le notizie che vi daremo dalla nostra redazione di Udine, Gorizia e Trieste. Adesso linea al collega del Veneto per i saluti. Gentili telespettatori, bentrovati dalla redazione di TPN Veneto. Tanti argomenti all'ordine del giorno nel nostro telegiornale. È sempre l'emergenza ucraina in primo piano, ma non mancano notizie di cronaca come la sentenza di un omicidio che fece discutere. Tante care e simpatiche notizie anche per quanto riguarda la provincia di Treviso. Ci sentiamo più tardi. Lutto ad Aviano per la morte di Giovanni Verrengia, noto imprenditore ed ex militare scomparso improvvisamente nelle scorse ore all'età di 67 anni. L'uomo, detto Gianni, è stato colto da un malore mentre stava spostando un trattorino rasaerba nel giardino di casa. Inutili purtroppo i tentativi di rianimarlo attraverso il massaggio cardiaco e l'uso di un defibrillatore, sforzi cominciati da uno dei figli e dal cognato e proseguiti dai sanitari dell'ospedale di Pordenone giunti nell'abitazione del 67enne. Originario della provincia di Caserta, Verrengia era stato consigliere dell'Unione Piccoli Artigiani Avianesi e sottufficiale dei carristi nell'ex caserma Zappalà, sempre ad Aviano. Aveva poi guidato un'azienda di materiali edili, motivo per cui era conosciuto soprattutto nel settore immobiliare. Grande infine l'impegno in varie associazioni della zona, dallo sci club al calcio giovanile, passando per la pesca sportiva. Gianni lascia la moglie Mara e quattro figli, Stefano, Lorena, Andrea e Marco. I funerali saranno celebrati sabato mattina nel Duomo di Aviano. Cresce l'export del Friuli Venezia Giulia più 27% nel 2021 rispetto all'anno precedente. Un buon risultato dopo lo stop del 2020 a causa della pandemia. L'impatto della guerra però potrebbe essere drammatico per i valori di quest'anno. Sentiamo. È cresciuto del 27% l'export targato Friuli Venezia Giulia nel 2021, superando i 18 miliardi di euro. Tuttavia, le prospettive economiche per il 2022 si presentano potenzialmente molto critiche a causa delle tensioni internazionali. Ad evidenziarlo è il ricercatore dell'IRES FVG Alessandro Russo, che ha rielaborato i dati Istat.
Dopo il drastico stop che aveva caratterizzato il 2020, le vendite estere delle imprese regionali nel 2021 hanno raggiunto un nuovo record, superando anche i valori del biennio 2018-2019 che avevano toccato i 15 miliardi e mezzo di euro. Si tratta di un aumento del 26,8% rispetto all'anno precedente, il più alto tra le regioni del Nord-Est e maggiore anche rispetto al dato nazionale che si attesta al 18,2%. La crescita delle vendite estere ha interessato tutte le quattro ex province ed ha riguardato soprattutto l'industria siderurgica, che ha incassato 1,3 miliardi di euro in più rispetto al 2020, anche a causa del notevole rincaro del prezzo dell'acciaio, e la cantieristica navale con più 1 miliardo di euro. Ottima anche la performance del settore del mobile, che ha aumentato le esportazioni per 400 milioni di euro. Tutti gli altri principali comparti produttivi hanno registrato degli andamenti positivi, con l'unica eccezione delle vendite di computer e apparecchi elettronici, che sono rimaste sostanzialmente stabili. È da notare inoltre che nel 2021 si è riscontrato anche un incremento del valore delle importazioni regionali, aumentate del 37,7%, ma l'avanzo commerciale si è mantenuto comunque molto ampio, superiore agli 8 miliardi e mezzo, che corrisponde a più 16,9% rispetto al 2020. Nonostante la ripresa del mercato più che positiva registrata nell'anno appena concluso, preoccupa molto l'attuale instabilità internazionale, che influenza negativamente l'economia regionale, non tanto per l'export del Friuli Venezia Giulia verso Russia e Ucraina, che negli ultimi anni valeva meno del 2% del totale regionale, ma per gli shock energetici e delle catene di approvvigionamento. Nel 2021 le importazioni regionali dall'Ucraina, costituite quasi interamente da prodotti della siderurgia, erano pari a poco più di 700 milioni di euro, ossia il 7,5% del totale regionale. Le importazioni dalla Russia, anche in questo caso essenzialmente per prodotti siderurgici, ammontavano a poco meno di 410 milioni di euro, cioè il 4,4% del totale. Già da gennaio di quest'anno i primi dati nazionali sulla produzione industriale indicavano una flessione del meno 2,6% rispetto allo stesso mese del 2021, confermando le difficoltà significative che il tessuto produttivo stava già attraversando prima dell'inizio del conflitto. Ora, con la guerra in corso e tutte le conseguenze economiche e sociali che ne deriveranno, le prospettive non possono che peggiorare. Ribaltato il risultato elettorale a Vajont, il sindaco non è più Lavinia Corona. Abbiamo raccolto anche le impressioni dell'assessore uscente Fabiano Filippin su quanto accaduto. L'esito delle elezioni è stato ribaltato con la conferma che il nuovo sindaco sarà Virgilio Barzan. Come gruppo consiliare, come l'avete presa questa notizia? Assolutamente bene, con serenità, perché comunque la democrazia deve sempre prevalere ed era anche nostro obiettivo appunto far chiarezza dopo una consultazione, come dire, un po' tormentata. Non a caso anche l'avvocato del comune, l'avvocato Maurizio Paniz, aveva insistito per un nuovo riconteggio proprio alla luce di queste contestazioni. Il Consiglio Comunale quindi cambierà, diciamo, rappresentanti. Quale sarà il nuovo assetto del Consiglio? Che 8 componenti del gruppo guidato da Virgilio Barzano entreranno in maggioranza, mentre 4 del nostro attuale gruppo usciranno dal Consiglio, lasciando solo come gruppo di minoranza l'ex sindaco Lavinia Corona, che diventerà appunto nostro capogruppo, e 3 dei primi dei votati, per intendersi, quelli che hanno ricevuto più preferenze alle consultazioni lo scorso 3-4 ottobre. Questi dovrebbero essere, oltre alla già sindaca Lavinia Corona, lo stesso Fabiano Filippin, ex assessore all'ambiente, alle politiche europee e alle partecipate comunali, il vice sindaco uscente Kevin Considine, con delega ai lavori pubblici, cultura, biblioteca, istruzione, e l'ex assessore allo sport e associazionismo William Rubin. Si attende però la conferma qualora qualcuno decidesse di rinunciare. Deve sempre prevalere il bene del paese, al di là delle singole opinioni o del singolo, come dire, credo personale. Sicuramente da parte nostra siamo contenti di lasciare
all'amministrazione subentrante un bilancio florido con buoni residui di cassa disponibili e un avanzo altrettanto sostanzioso. Visti i tempi che si stanno, come dire, adombrando all'orizzonte anche a livello internazionale, con crisi energetiche, bollette sempre più care, quindi spesa corrente molto consistente, e anche con un'emergenza che potrà diventare sociale a breve, con l'arrivo di numerosi profughi, credo che la necessità di tutti, prima che del sindaco e del capogruppo di minoranza, sia quella di gestire con oculatezza queste risorse, perché verranno tempi bui, brutti a livello economico e non dobbiamo sprecare nemmeno uno di questi euro. Propone al farmacista di farsi iniettare un falso vaccino per ottenere il Green Pass rafforzato, ma viene denunciato a piede libero. Sentiamo il servizio di Alessio Conforti. Al farmacista avrebbe chiesto di farsi somministrare un falso vaccino dietro a un compenso in denaro al fine di ottenere la certificazione verde rafforzata. È l'accusa mossa a un 44enne del Vicentino, denunciato dalla Guardia di Finanza di Padova. Le fiamme gialle si sono mosse dopo la denuncia dell'operatore sanitario che ai finanzieri ha mostrato la chat con la richiesta di Green Pass pervenutagli sul telefonino. Individuato e identificato il titolare dell'utenza, i militari hanno provveduto a raggiungere il 44enne a casa, acquisendo ulteriori elementi di prova e segnalando alla fine il soggetto all'autorità giudiziaria. L'uomo dovrà rispondere di istigazione alla corruzione nei confronti del farmacista nella sua veste di incaricato di pubblico servizio. Ed è tornato a trovarci Luciano Clarizia, presidente dell'Ordine regionale delle professioni infermieristiche. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito, buona serata. Inizierei insomma col tema della sospensione degli infermieri, perché effettivamente non si è fermato mai questa operazione, nonostante insomma siamo verso la fine dello stato di emergenza, state ancora mandando lettere appunto di sospensione. Com'è la situazione? Ma purtroppo non si è fermato e questo dispiace, perché poi insomma, come ho sempre detto, quando bisogna fare anche delle azioni forti contro i colleghi è sempre qualcosa che non piace a nessuno, ma la legge è questa, la logica è questa, la medicina e la scienza è questa, quindi bisogna seguirla. L'altro giorno dovevamo sospendere 41 persone, ancora 41 colleghi, poi alla fine sono stati 18, perché in realtà ho deciso insieme al consiglio direttivo di attendere per gli altri colleghi, perché abbiamo visto che insomma ci hanno consegnato volontariamente i loro certificati di vaccinazione, quindi due dosi fatte e il certificato di malattia, anche se la nostra piattaforma risultava in rosso, insomma per una logica scientifica, visto insomma che poi il nostro lavoro è questo, abbiamo deciso di non sospendere, perché effettivamente se non passano i famosi 4 mesi da dopo che ha avuto chiaramente il Covid non può essere vaccinato, ed essendo coloro queste persone con già due dosi fatte, certamente non sono Novax, e quindi era effettivamente una stupidità, a mio avviso, insomma, andarli a sospendere. Quindi abbiamo evitato, però adesso ci sono ancora 91 a cui stiamo mandando la lettera insomma, di invito, che gli dà i 5 giorni per presentare le loro motivazioni o certificazioni varie, e adesso saremo a vedere quanti di questi in realtà sono nella stessa situazione e quanti invece dovremo sospendere. In totale erano circa 250 nel Pordenonese gli infermieri da sospendere, togliendo tutti coloro che in realtà o si sono vaccinati o perché sono ammalati, avevano le due dosi, o perché risultavano in modo improprio in colore rosso sulla piattaforma. Il numero è molto calato, almeno 100 unità, però sono sempre tantissimi e questo ci dispiace. Ecco, anche perché comunque l'organico non è ricchissimo, quindi sospendere un numero così alto influenza anche su poi quella che è la risposta nel territorio. Influenza tantissimo, perché insomma, come ho detto anche altre volte, anche da questi teleschermi, cioè il problema è l'azienda ospedaliera, l'azienda territoriale, quindi l'ASFO, anche se lì abbiamo 30, 40, anche 50 persone, in realtà sono un problema importante, ma certo non fanno crollare le attività. Pensate invece alle case di riposo, alle cooperative, quelle che hanno in realtà 2, 3, 4 infermieri che lavorano in queste strutture. Se solo due di questi sono sospesi e non vanno a lavorare, comprendete che il 50% non è in servizio, e questo mette in seria e grave difficoltà quella struttura.
A questo giustamente si aggiunge, come ha detto, il fatto che già gli infermieri di loro non si trovano, sono scappati tantissimi e continuano tanti ad andare via purtroppo dal filo occidentale, e questo chiaramente influisce in modo negativo anche sull'assistenza alle persone. E per quanto riguarda invece la reintegrazione, la categoria A è chiaramente l'obbligo vaccinale, e come funziona? Perché si parla appunto della conclusione dello stato di emergenza, per alcuni cittadini sembrerebbe che insomma il Green Pass potrebbe non servire più, ma in questo caso si tratta proprio di obbligatorietà vaccinale per voi. Ma per noi è diverso come sanitari, perché a differenza delle altre categorie abbiamo l'obbligo vaccinale e non finirà per noi come per tutti gli altri, come dovrebbe essere il 30 giugno la scadenza del Green Pass piuttosto della vaccinazione. Quindi gli operatori sanitari dovranno continuare a tenere la vaccinazione, sicuramente fino a fine anno, ma sono convinto che sarà così poi anche in futuro, perché effettivamente questa diventerà, a mio avviso, una di quelle vaccinazioni che diventano obbligatorie per sempre, come altre che abbiamo come operatori sanitari, e quindi dovremo portarla avanti correttamente. Quindi per noi non cambia nulla. Se qualche collega si è fatto qualche idea strana pensando che con la fine del Green Pass o quello che sia si cambiava, si modificava e quindi poteva tranquillamente rientrare a lavorare, non è così, glielo garantisco, perché in realtà la legge è molto chiara, noi abbiamo l'obbligo, quindi continueremo, a differenza di altri, a mantenere appunto la vaccinazione. Per quanto riguarda invece proprio il diffondersi del virus, è vero che è passato un po' in secondo piano il tema, però si sta parlando di un lieve, sebbene lieve, incremento nuovamente dei contagi. Com'è la situazione a Pordenone? No, le confermo che sta ritornando su, insomma, almeno per quanto riguarda il numero dei positivi, anche fra i colleghi e anche con qualche ricovero. È vero che in realtà rispetto a prima sta diminuendo tantissimo quello che era, anzi quasi azzerato, il numero di chi è ricoverato in terapia intensiva e per fortuna anche dei morti, però in realtà abbiamo visto che nell'ultimo periodo, l'ultima settimana, c'è stato effettivamente un incremento abbastanza importante delle persone che si sono positivizzate, quindi sono ammalate. Per fortuna ha fatto la differenza il vaccino, quindi in realtà è passato un po' come una banale influenza, qualche giorno a casa, e poi queste persone sono potute tornare tranquillamente alla loro attività. Però insomma sono aumentati rispetto a un periodo di circa 2 settimane fa che era in calo netto anche quelli che erano i contagi. Allora avremo modo sicuramente di tornare sul tema, grazie a Luciano Clarizia, Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche. Grazie a voi, buona serata. Guerra in Ucraina e possibili scenari futuri nel Mediterraneo. Si è espresso su questi temi Manlio Graziano, uno dei massimi esperti di geopolitica a livello europeo, intervenuto ieri sera in uno degli appuntamenti di Dedica Festival a Pordenone. Sentiamolo. Le guerre di oggi sono sempre soluzioni presenti ai problemi passati, dice lo scrittore Mathias Enar, protagonista della 28ª edizione di Dedica Festival, rassegna in corso in questi giorni a Pordenone. Ospite dell'appuntamento di ieri sera, andato in scena al convento di San Francesco, il docente e saggista Manlio Graziano, uno dei maggiori esperti europei di geopolitica, che collabora con l'IMES e il Corriere della Sera, e che ha commentato così la frase di Enar. Non alla soluzione di problemi passati, ma siamo alla continuazione dei problemi passati. Il fatto è che è anche vero che ogni accelerazione dei conflitti, che siano armati o che non siano armati, diventa immediatamente un altro passato che deve essere continuato in un'altra maniera. Quindi effettivamente c'è una linea di continuità. Per quello che è interessante, tra l'altro, studiare non soltanto la storia, ma anche tutte le componenti di tutti i tipi di conflitti politici, perché è l'unico modo che abbiamo per poter riuscire a trovare non solo un filo conduttore, ma anche a trovare una logica, sempre che si possa parlare di logica in questi casi, una razionalità, diciamo, in modo da poter capire. Difficile tuttavia stabilire cosa potrebbe porre fine a questo conflitto. Ci sono tante possibilità, tante ipotesi. Una ipotesi potrebbe essere che per esempio Putin non ce la faccia, perché è evidente, almeno per me è ultra evidente, che questa partita è stata
sovragiocata, nel senso che la Russia non ha i mezzi per mantenere una politica di questo genere, perché non ha i mezzi in Ucraina, non ha i mezzi nel suo ex impero, sta scoppiando da tutte le parti, in Bielorussia, in Azerbaigian, in Armenia, in Kazakistan, dappertutto, non ce la fa e ha dei problemi interni. Quindi questa potrebbe essere una soluzione del conflitto. Poi ovviamente ci sono le soluzioni diplomatiche, però sostanzialmente confermano quello che dicevo prima, nel senso che se noi cerchiamo di razionalizzare le cose, di capirle, questa guerra è totalmente incomprensibile, perché quello che sta chiedendo, che potrebbe ottenere sul piano della trattativa a questo stadio Putin, è meno di quello che aveva già ottenuto prima di scatenare l'offensiva. Quindi capisce che è molto complicato tirare fuori una logica da tutto questo, perché questa guerra non ha logica. Se la si vuole analizzare dal punto di vista geopolitico, non ha logica. Graziano ha avanzato alcune ipotesi anche in merito ai possibili scenari futuri nel Mediterraneo. Beh, ovviamente questo dipende da come finisce questa vicenda, tanto se finisce, perché non è detto affatto che finisca, ma da come finisce, perché se vale lo scenario che le dicevo prima, che è un'ipotesi, non, è un'ipotesi tra le tante, non so se più o meno remota, che questo regime di Putin finisca, ma anche che la Russia possa crollare, perché non dimentichiamo che la Russia nel XX secolo è crollata due volte proprio perché si era sovraesposta militarmente. Quindi sia per la prima guerra mondiale sia negli anni 80 non ce l'ha fatta a reggere il peso di questa sovrasposizione militare, quindi può anche darsi. Se succede questo è chiaro che gli scenari mediterraneo cambiano sostanzialmente, perché la Russia si è intromessa nel Mediterraneo in maniera piuttosto imperiosa sia nel momento della guerra in Siria sia in Libia. Sono due, dove la Russia tra l'altro ha degli interessi molto limitati, ma vuole comunque scompaginare le regole, scompaginare le carte. Se perde, perde anche quello, è indubbio. Però a quel punto continueranno a esserci gli altri attori, anzi gli altri attori ne approfitteranno, quindi non è escluso che una scomparsa della Russia in questo scenario non possa essere addirittura un'accelerazione degli scontri. Perché comunque abbiamo visto con il ritiro, comunque un atteggiamento molto più riservato degli Stati Uniti, che appena una grande potenza si ritira ce ne sono altre che cercano di colmare i vuoti senza avere la possibilità di dominare, perché non sono grandi potenze e quindi non fanno altro che aumentare il caos. E siamo adesso in compagnia di Enrico Guin, candidato a sindaco ad Azzano Decimo. Grazie per essere qui con noi questa grazie sera. A voi. E lei appunto non è solo candidato sindaco, ma attualmente è assessore al comune di Azzano Decimo e proprio martedì avete firmato l'avvio del distretto del commercio. Di che cosa si tratta? Quali sono i vostri obiettivi nell'intraprendere questo progetto? Beh, sicuramente la firma che è stata fatta martedì in sala consigliare presso il municipio di Azzano Decimo, che di fatto ha istituito in forma ufficiale il distretto del commercio Sile Meduna, così si chiama questo nuovo organismo che raggruppa al suo interno i comuni di appunto Azzano Decimo, Pasiano, Prata, Chions, Provis Domini e Fiume Veneto, ed è una nuova forma di collaborazione che è stata prevista dalla regione Friuli Venezia Giulia, che di fatto mette assieme i comuni dei vari ambiti, in questo caso il cosiddetto ambito di Azzano Decimo, all'interno di un distretto del commercio che appunto si dovrà occupare di mantenere, implementare e sviluppare quelle che sono le politiche e le opportunità che le varie amministrazioni comunali potranno attuare nel campo del commercio. Ovviamente siamo nella fase embrionale, siamo nella fase di avvio, ci sono già delle idee, ci sono già delle proposte. Ovviamente ora bisogna declinare al meglio, soprattutto visto anche insomma, il momento sufficientemente complicato tra pandemia e tutto il resto che sappiamo molto bene, quali possono essere le azioni da eseguire magari più in modo rapido in un primo momento e quali invece possono essere le azioni più a lungo termine. In particolare il distretto del commercio si dovrà occupare di quella che è la promozione del tessuto commerciale di tutti i comuni, si dovrà occupare di pensare e attuare delle politiche di rigenerazione urbana per quanto riguarda sia la rigenerazione intesa in senso edilizio urbanistico, sia anche per quanto riguarda l'arredo urbano, quindi l'abbellimento dei centri delle nostre piazze, ma anche quella che può essere una sinergia tra i comuni su eventi che possano poi diventare eventi non di proprietà, tra virgolette, di un singolo comune,
ma creare una sorta di grande evento che possa racchiudere tutti i singoli eventi che già i comuni all'interno di questo distretto attuano da molti anni. Ovviamente a livello gestionale il comune di Aztano Decimo farà un po' da capofila di questi comuni. Già stiamo formando 3 nostri dipendenti tramite un corso che è stato messo in piedi da Ascom e dal Politecnico di Milano, inerente anche alla gestione dei distretti del commercio, più in generale su quelle che possono essere le opportunità del PNRR all'interno del commercio. Quindi già abbiamo fatto un passo importante, che è quello di formare il personale che si dovrà poi occupare anche della crescita di questi distretti del commercio. Mi sento di ringraziare di cuore i colleghi di tutti i comuni che hanno accolto questa sfida assieme al comune di Aztano Decimo, che dimostra ancora una volta come, ammainando le bandiere politiche e i colori politici, anche comuni di colore politico differente, diverso, possano mettersi assieme e, ragionando solo per il bene dei propri territori, si possano comunque creare delle sinergie importanti che sono convinto porteranno dei benefici sul tessuto commerciale, sul tessuto produttivo dei vari comuni. Ovviamente potrò godere ancora per poco di questo distretto, perché insomma tra 2 mesi e mezzo circa si andrà a votare, quindi sono sicuro che chiunque succederà al mio posto troverà un punto di partenza importante su questi distretti, e spero che venga accolta al meglio questa grande opportunità, che dovrà essere declinata al meglio per portare migliorie sia dal punto di vista qualitativo sia dal punto di vista organizzativo del tessuto commerciale e produttivo di tutto l'ambito di Aztano Decimo. Ecco, spesso si sente di commercianti che sono prossimi alla pensione e non trovano, diciamo, a chi lasciare il proprio negozio di prossimità, quindi nelle piazze dei nostri comuni. Com'è la situazione ad Aztano Decimo da questo punto di vista? Sapete, insomma, di negozi che rimarranno vuoti? Fortunatamente da questo punto di vista il comune di Aztano Decimo segue una tendenza esattamente opposta, cioè abbiamo avuto molte più aperture rispetto alle chiusure, che ovviamente ci sono e ci saranno sempre, ma fortunatamente sono molte di più le aperture sul territorio a livello di attività commerciali. Questo dimostra, è una buona notizia, chiaramente. Questa è assolutamente una buona notizia. Nell'ultimo triennio, giusto per dare un numero effettivo, dall'ultima relazione fatta dal SUAP, che è lo sportello unico attività produttive, ad Aztano Decimo ci sono state 46 attività commerciali aperte in più nel triennio. Quindi, considerando che anche nel triennio appunto c'è stata la pandemia, quindi insomma un numero che consideriamo molto importante, e che dimostra ancora una volta come Aztano Decimo, e soprattutto i cittadini aztanesi, amino i propri negozi, li frequentino e li facciano crescere, rendendo così attrattiva anche la piazza e le piazze delle frazioni, che quindi attraggono anche investitori, insomma persone che decidono di aprire la propria attività magari nel nostro territorio comunale. Quindi da questo punto di vista, per quanto riguarda il tessuto commerciale all'interno del nostro comune, possiamo dire che Aztano ha tenuto e anzi è anche cresciuto dal punto di vista commerciale. E diciamo che quindi adesso l'opportunità è quella di rendere ancora più fruibile in questo... L'opportunità è quella appunto di migliorare, crescere ancora e rendere ancora più bella, appetibile, attraente e attrattiva la nostra piazza e il nostro territorio. Grazie allora ad Enrico Guin per essere stato con noi. Grazie a voi. Guerra in Ucraina, attivati in Veneto 3 grandi hub, 3.000 le persone già arrivate. Sul fronte delle donazioni superati 300.000 euro sul conto regionale. Il Veneto ha attivato da questa mattina 3 hub da 300 posti complessivi per ospitare i profughi in arrivo dall'Ucraina. Le strutture si trovano a Isola della Scala nel Veronese, Noale nel Veneziano e Valdobbiadene nel Trevigiano, 3 aree strategiche di riferimento per i territori e le province limitrofe. Si tratta di posti di prima accoglienza per ospitare temporaneamente le persone in arrivo, che entro 4-5 giorni possono essere collocate altrove. Negli hub saranno effettuate le prime visite mediche, lo screening, le vaccinazioni e tutti i trattamenti sanitari necessari, compresa l'assistenza psicologica. I profughi, ha detto il presidente veneto Luca Zaia, stanno continuando ad arrivare in maniera disordinata, con flussi non sempre controllabili.
Stanno arrivando molte donne e bambini e ci aspettiamo che i prossimi arrivi saranno di persone sempre più in difficoltà. La Protezione Civile regionale gestirà la parte amministrativa dell'accoglienza, mentre la parte sanitaria è in capo alle aziende socio-sanitarie del territorio. A questi primi tre hub ne seguiranno altri, con l'obiettivo di aumentare progressivamente il numero di posti di accoglienza disponibili. Gli arrivi registrati in Veneto dalle prefetture si assestano attorno alle 2.900 persone, in maggioranza concentrate nel territorio della provincia di Treviso. Ieri sono stati effettuati 663 tamponi per un totale di quasi 3.000 screening da inizio emergenza. L'offerta complessiva dei posti letto in Veneto è di 6.300 unità. L'importo versato fino ad ora sul conto corrente regionale dedicato ha raggiunto e superato quota 315.000 euro. Andiamo adesso a Udine con l'ospite in compagnia del collega Edoardo Anese. Prego. E con noi in studio Furions, il consigliere regionale di Open Sinistra Friuli Venezia Giulia, ben ritrovato, grazie per essere con noi. Buonasera a lei e ai telespettatori. Facciamo un po' il punto perché nelle scorse ore ha presentato un'interrogazione sul tema relativo allo sghiaiamento del lago di Barcis. Di cosa si tratta e in cosa consiste di fatto il problema? Ma questo è un invaso, no, di penso 30 milioni di metri cubi d'acqua originariamente, nei quali ne sono rimasti, penso, poco più della metà. Perché appunto con le piogge, con il flusso, no, arriva la ghiaia, arrivano i detriti. E la società concessionaria non ha fatto le opere di sghiaiamento. E quindi adesso il livello dell'invaso, dopo ogni pioggia, diventa molto alto e mette spesso anche a rischio appunto di allagamento addirittura alcune zone abitate. Dunque, l'urgenza di procedere allo sghiaiamento è importante, soprattutto per un motivo di sicurezza idrogeologica, e anche dal punto di vista della società concessionaria Certo. per avere, diciamo, maggiori volumi d'acqua. Però non è stato fatto. I costi sono molto alti. C'è un progetto, e questo è quello che io chiedevo, il progetto appunto dell'ingegnere Aprilis, noto, no? Certo. Che dovrebbe prevedere un percorso per procedere a questo sghiaiamento. Noti che noi continuiamo in questa regione ad autorizzare cave per ghiaia, no? E deroghe, continuiamo in qualche modo a concedere ampliamenti. E quando lì abbiamo della ghiaia che ci costerà portare via, ci si potrebbe appunto fare un accordo con i produttori di ghiaia e vedere di riuscire in qualche modo a ottimizzare questo tipo di risorse. Purtroppo la risposta che io ho avuto è abbastanza insoddisfacente, perché attualmente appunto, secondo gli accordi, la società concessionaria non è strettamente tenuta, diciamo, a farlo. Certamente a fine mandato, però non è ancora chiaro, a fine, diciamo, concessione, però qui si parla appunto di 4-5 anni, e allora a quel punto dovrà restituirlo nelle condizioni diciamo ottimali, però non è chiaro quanto, e certamente chi verrà dopo di lei nella nuova gara, però anche questa gara appunto la Certo. scadenza non si sa quando è, dovrà, diciamo, procedere al completamento dello sghiaiamento. Quindi in sostanza io sono rimasto molto insoddisfatto di questa delibera. Certamente, diciamo, è un problema che è cresciuto negli ultimi, diciamo, 50 anni. Anche perché di fatto viene messo in secondo piano la sicurezza dei cittadini stessi, se così vogliamo dire. Beh, certamente, diciamo, avere un lago il cui livello continua a salire, certamente, no? Un lago, diciamo, un invaso, no? Perché Certo. questi sono artificiali, insomma, è un invaso il cui livello continua a salire, non è certamente incoraggiante se non si fa nulla. E il paradosso è che si continua invece ad autorizzare cave di ghiaia quando si potrebbe andare a prendere lì. E se poi vogliamo spostarci di tema, un altro problema, diciamo, che desta preoccupazione di fatto anche dei disservizi ai cittadini e ai fruitori è quello legato alla rete ferroviaria del Friuli Venezia Giulia. Anche lì ci sono ancora tanti disagi. Ma lì abbiamo il problema che ci sono tante tratte, soprattutto quelle relative ai pendolari, che sono tratte assolutamente vecchie.
ci sono ancora dei tratti, appunto la famosa Udine Palmanova, l'Udine Cervignano, che ha dei tratti ancora un binario solo, quindi bisogna certo. attendere. Anche oggi siamo andati che ritorno ritardi, no? Poi ci sono tante altre situazioni dove, per esempio l'ultima volta, a causa del mancato coordinamento tra Vigili del Fuoco e Protezione Civile, no? Un principio di incendio, di presumo appunto di Sterpaglia, ha bloccato per 5 ore, no? Mandando in tilt l'intero sistema da Trieste a tutto il resto, diciamo, del paese. Quindi non so, mi sembra che 1500 persone, anch'io diciamo ci ho messo per fare Trieste, Udine, insomma ci ho messo intorno alle 4 ore e mezza, 5, no? Quindi capisce? Cioè, certamente è un sistema, è quello ferroviario, che ha ancora zone, so, la stazione di Udine, no? Chiaro. Se ne parla da anni, diciamo, di completare la circonvallazione esterna, però ancora, diciamo, qui la responsabilità però è anche dell'attuale sindaco di Udine, che ha stracciato l'accordo che io avevo fatto con Ferrovie, no? Perché diceva che non andava bene, con il risultato che da quando è stracciato l'accordo non è più stato fatto nulla. E il risultato è che anche la stazione, se lei va a Udine, la stazione vede che è ancora ottocentesca, perché bisogna, diciamo, essere degli atleti per montare anche sui treni pendolari, perché i livelli delle banchine non sono a livello del predellino del treno, cosa che invece in tantissime altre stazioni c'è. Quindi un po', diciamo, sia errori di valutazione nel caso specifico da parte di chi attualmente è alla responsabilità amministrativa, sia un certo disinteresse, diciamo, di Ferrovie dello Stato, fa sì che essere pendolare in Friuli è piuttosto diciamo difficile, e questo è grave anche perché dal punto di vista dei costi, no? Capito? Esatto. Anche con l'aumento della benzina, no? I costi del trasporto attraverso l'autoveicolo personale diventano insostenibili, quindi bisognerebbe anche dal punto di vista ambientale, no? Produciamo, è chiaro che costa molta meno CO2 trasportare delle persone con un treno, no? Piuttosto che trasportarle Chiaro. Con un autoveicolo privato. Io poi, appunto, anche sotto questo profilo, ritengo che il servizio, soprattutto nella nostra regione, dovrebbe essere un po' come un servizio pubblico, come appunto dei bus navetta. Io quando vado alla stazione, io spesso vado Trieste e Udine, no? Certo. Cioè non è che guardo a che ora parte il treno. Lo uso un po' come l'autobus, no? Cioè, nel senso Chiaro. Che più o meno ogni mezz'ora, tre quarti d'ora dovrebbe esserci un treno, quindi uno va e gestisce proprio la propria mobilità con una certa disinvoltura. Torneremo sicuramente a parlare sul tema, intanto grazie al consigliere Onsel per essere stato con noi oggi, grazie. Grazie a lei. Linea che può tornare a Pordenone. I medici di medicina generale sono in prima fila per offrire supporto e assistenza ai tanti profughi che dall'Ucraina stanno arrivando e transitando in regione. Ce ne ha parlato il dottor Fernando Agrusti, presidente regionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Sentiamolo. La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale si mobilita per dare un aiuto ai profughi provenienti dall'Ucraina, un'iniziativa accolta anche a livello regionale. In che modo? Ecco, noi intendiamo dare un contributo come Federazione della Medicina Generale proprio per l'assistenza sanitaria a questi profughi che dovessero arrivare nei nostri paesi, nelle nostre città, nei nostri quartieri. Riteniamo importante la possibilità per questi profughi che possano avere appunto un'assistenza sanitaria diffusa sul territorio, proprio approfittando della capillarità della distribuzione dei nostri studi un po' dappertutto, e quindi anche per il fatto che questi profughi riteniamo saranno poi ospitati dai vari comuni, ma anche spesso anche da parenti che hanno qui in Italia, molte badanti sono ucraine e so per certo che stanno già muovendosi per far arrivare dei parenti o comunque degli amici nelle proprie abitazioni, e quindi sicuramente ci sarà una diffusione che non è solo quella che potrà esserci in hub più grossi, quindi organizzati anche magari con strutture messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione piuttosto che dalle aziende sanitarie, ma proprio delle persone che vivranno nei nostri comuni, nelle nostre realtà, e quindi avranno bisogno di un'assistenza sanitaria esattamente come i nostri assistiti. Per cui ci promettiamo di fare questo. Chiaramente
non intendiamo muoverci senza rapportarci con quelle che sono le istituzioni proposte a questo, nel senso che vedremo di fare degli accordi a fronte della nostra disponibilità con lo Stato piuttosto che con la Regione per definire alcuni aspetti proprio organizzativi. Possiamo benissimo fare l'aspetto, diciamo, clinico, però poi nel momento in cui ci dovesse essere necessità di richiedere alcuni accertamenti piuttosto che dare delle terapie, è chiaro che questo deve essere fatto in accordo con il Servizio Sanitario Regionale proprio per una questione di ricettazione che, come sappiamo, va fatta in un certo modo e quindi sicuramente previo un preciso accordo con le autorità della sanità della nostra Regione. Quindi potrebbe aumentare per ognuno di voi il numero dei pazienti tra quelli assistiti già da tempo e quelli nuovi? Sì, è anche vero che a livello regionale i medici sono tanti, siamo circa 900, più di 300 sono iscritti alla federazione, al nostro sindacato, ma credo che al di là del sindacato questo possa essere benissimo un segno di solidarietà che interesserà tutti i medici, non solo quelli del nostro sindacato, per cui di fatto non crediamo che il carico assistenziale sia tale da dover mettere in difficoltà anche i nostri stessi assistiti o comunque l'assistenza che stiamo dando già sul territorio, anche se ci rendiamo conto che è un momento difficile, non siamo ancora usciti dalla pandemia e quindi abbiamo attraversato 2 anni davvero pesanti dal punto di vista del lavoro, ma questa è una situazione eccezionale, quindi sicuramente non possiamo tirarci indietro. Domani è la giornata contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari. In Veneto orientale, 50 aggressioni solo nell'ultimo anno. Il servizio. La maggioranza sono violenze verbali che vanno dalle offese, arrivano alle minacce di morte, ma non è mancata in qualche caso la violenza fisica e la comparsa di un coltello. Nell'ultimo anno sono stati 50 gli episodi di violenza avvenuti nei confronti del personale dell'ULS 4 del Veneto orientale. Il dato emerge dal sistema di monitoraggio gestito dai servizi rischio clinico, prevenzione e protezione in occasione della giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari che si celebra domani, 12 marzo. Nello specifico si è trattato dunque nella quasi totalità di violenze verbali, a iniziare dagli insulti a cui hanno fatto seguito la messa in discussione della professionalità dell'operatore, poi apostrofato in genere con pesanti epiteti e in alcuni casi non sono mancate pure le minacce ai familiari. Il numero delle violenze è stabile da circa 3 anni, fa sapere l'azienda sanitaria. Ogni episodio viene discusso nell'organizzazione aziendale e poi viene valutata la possibilità di procedere con denuncia alle autorità competenti. L'ULS 4 si attiverà con un corso per imparare a gestire la violenza. Gli autori di queste aggressioni sono stati pazienti e familiari di degenti. Gli episodi più frequenti si sono consumati in pronto soccorso, ma anche pediatria, nelle medicine ospedaliere, in psichiatria e nel consultorio familiare. Nel mirino sono finiti indistintamente medici, infermieri, operatori sociosanitari, educatori amministrativi a contatto con l'utenza. Tuttavia, le maggiori violenze hanno riguardato personale femminile, in particolare di giovane età. E non poteva essere presente questa sera, quindi ci ha mandato un contributo video. Isabella Fiorota, assessore alle pari opportunità di Azzano Decimo, ci parlerà di un evento previsto per domani. Buonasera a tutti. Allora, vi vorrei un attimo raccontare quelle che sono le iniziative del nostro comune di Azzano Decimo per quanto riguarda la Giornata Internazionale della Donna. Allora, innanzitutto è appena stata inaugurata una mostra presso il punto vendita Coop Casarsa, una mostra che in seguito al testo Mimose in fuga rappresenta un po' le varie sfaccettature dell'essere femminile. L'esposizione rimarrà aperta per tutto il mese di marzo e si sta valutando anche di aprire altri spazi in quanto è arrivato moltissimo materiale. Domani, sabato 12 marzo, alle ore 20:30, presso il Teatro Marcello Mascherini, ci sarà lo spettacolo Contro la corrente della compagnia veneta Almavoss. Uno spettacolo che racconta la caparbietà di 13 donne coraggiose che hanno precorso i tempi, cioè che hanno intrapreso carriere e hanno ricoperto ruoli
fino ad allora considerati prerogativa maschile, quindi parlo di scienziate, filosofe, ingegneri, attrici, imprenditrici. È davvero molto interessante in quanto presenta brani e testi inediti. Come comune abbiamo scelto, per quanto riguarda le pari opportunità, di portare avanti progetti per il contrasto alla violenza di genere. L'ultimo progetto è una collaborazione con l'ambito sociale dei comuni e con l'associazione Voce Donna di Pordenone, che è l'apertura di un centro di ascolto per donne maltrattate sopravvissute a episodi di violenza domestica. Donne che magari temporaneamente sono impossibilitate a raggiungere il vicino centro di Pordenone e che necessitano di ascolto, di una rete protettiva che sappia far emergere il disagio, per poi eventualmente essere indirizzate a Pordenone, dove sono presenti anche case rifugio. Ecco, questo è tutto per le pari opportunità nel nostro comune. Io vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci. Presentato il nuovo progetto di riqualificazione urbana e realizzazione del nuovo parco urbano di Via Fratelli Bandiera. Vediamo tutti i dettagli nel prossimo servizio. Rigenerazione urbana e riforestazione. Dove c'era cemento ed edifici fatiscenti, sorgerà un giardino urbano di biodiversità con molteplici applicazioni. Nella variante generale al piano regolatore del 2021 abbiamo individuato ben 4 aree molto grandi, centrali, all'interno della città, che sono meritevoli di interventi di rigenerazione urbana, sia pubblici che privati. Nel caso di oggi siamo in una zona centralissima, nella prima espansione che è avvenuta oltre a quello che è il centro storico tradizionale di Contrada Maggiore, e non ha poi più subito nessun tipo di riqualificazione. Ma la rigenerazione è molto di più. Quello che noi vogliamo fare, andando ad acquisire un'area centrale e decostruirla, renderla a disposizione dei cittadini e creando nuovi collegamenti pedonali e ciclabili, è quello di dare un nuovo ciclo di vita a una zona che al momento è fortemente degradata. Siamo in via Fratelli Bandiera, ma siamo proprio nel cuore pulsante della città, tra piazza 20 Settembre e Piazza Risorgimento. Verranno abbattuti gli edifici abbandonati e degradati che costeggiano via Fratelli Bandiera, dietro ex gelateria artigiana, per lasciare spazio ad una grande area verde con una roggia riscoperta. È un progetto che per la prima volta comincia a demolire in città edifici fatiscenti per restituire suolo e verde ai nostri cittadini e alla nostra città. È un progetto sostenibile perché la decostruzione selettiva, ovvero lo smontaggio degli edifici secondo delle precise norme e certificazioni, entra in quella che è l'economia circolare, per cui il recupero dei rifiuti, la differenziazione, per cui un progetto sostenibile a 360 gradi. Suolo, rifiuti, verde. Si tratta di un progetto molto importante di riqualificazione di un'area fortemente degradata, e cioè di un giardino completamente circondato da catapecchie, vecchie abitazioni, case disabitate che sicuramente non era un buon biglietto da visita per la città. Abbatteremo tutto restituendo a Pordenone invece un giardino bellissimo e una roggia che in questo momento è coperta. Significa non fare consumo di suolo, ma al contrario restituire suolo ad una città che nel passato ha conosciuto un'eccessiva cementificazione, e dall'altro lato avere anche una qualità ambientale che va a migliorare. Significa anche mettere in collegamento con una cintura che in questo momento non c'era, la zona centrale con la zona di via Dante. Quindi tanti obiettivi, tanti scopi positivi, con un investimento sicuramente importante, ma che migliorerà notevolmente la qualità di vita di Pordenone. Cani da ricerca in Valangas e la Nevea dal 12 al 19 marzo, grande esercitazione nazionale dei cinofili del soccorso alpino. Sentiamo il servizio. Tra domani e il prossimo 19 marzo si terrà per la prima volta in regione il corso nazionale delle unità cinofile del soccorso alpino con i cani da ricerca in Valanga. Si svolgeranno a Sella Nevea ad una quota di circa 1800 metri negli ampi spazi di Conca Prevala e della Conca sotto Sella Bila Pec. Una settimana intensa di prove ed esami che vedono convogliare le unità cinofile del soccorso alpino di tutta Italia con 45 partecipanti intesi come unità cane conduttore. Ci sarà
arriveranno unità cinofile da tutto l'arco alpino italiano, con in più una pattuglia dal sud Italia composta da Abruzzo, Molise, Lazio e Puglia. Le esercitazioni si svolgono sotto la direzione della Scuola Nazionale del Soccorso Alpino. Il corso è il 50° della storia del soccorso alpino e si svolge ogni anno e, come già detto, è la prima volta che viene scelta una località del Friuli Venezia Giulia, anche grazie alla garanzia dell'esistenza di un ottimo innevamento in quota in un punto non troppo distante dalla logistica e dalle infrastrutture. Nelle conche innevate ad est e ad ovest del rifugio Gilberti sono stati preparati 5 campi di addestramento specifico. Cani e conduttori sono suddivisi in 2 categorie, quella dei cani giovani che hanno appena iniziato il loro percorso per diventare cani da ricerca in valanga e quella dei cani a brevetto che hanno già capacità avanzate per lo svolgimento delle operazioni. I conduttori, oltre a dimostrare l'affiatamento con il proprio cane, devono dimostrare anche di possedere competenze tecniche più ampie nel coordinamento di una ricerca da sepolti in valanga. Le unità cinofile presteranno servizio presso i servizi di elisoccorso regionale in tutta Italia. Durante una delle giornate di esercitazione è prevista anche la presenza dell'elicottero della Protezione Civile. Tutto pronto per la Coppa del Mondo di Snowboard che si terrà in Piancavallo a partire da domani. 2 i giorni di gara, sabato e domenica. Si comincia con lo slalom parallelo previsto per domani. Si tratta della prima delle 2 gare previste e darà inizio alla sfida per le qualificazioni alle ore 10 sulla difficile tecnica pista SAUC. Le finali inizieranno alle 14. Attesi il campione olimpico di Pechino 2022, l'austriaco Benjamin Karl, e gli altri riders del Wunder Team, il tedesco Stefan Baumister, il coreano Sango Lee e lo sloveno vice campione olimpico Tim Masnak. In campo femminile presente la fuoriclasse austriaca nonché vice campionessa olimpica Daniela Ulbing e poi la vincitrice dell'edizione 2020 della tappa di Coppa del Mondo di Piancavallo, l'elvetica Julie Zog, e la forte tedesca Ramona Hofmeister. 13 gli azzurri in gara, capitanati dal campione altoatesino Roland Fischnaller. Con Captain Fish ci saranno Aaron March, Daniele Bagozza, Maurizio Bormolini, Gabriel Messner, Mark Hofer, Mirko Falicetti, Fabian Lanzner e Edwin Coratti nel maschile, mentre tra le donne saranno presenti Alvia, Elisa Caffont, Lucia Dalmasso, Nadia Ochner e Jasmine Coratti. La macchina organizzativa dello Sci Club Panorama di Pordenone ha coinvolto oltre 120 volontari che assisteranno i 98 atleti, i vari team provenienti da 17 nazioni, gli ospiti e il pubblico. Per garantire un corretto svolgimento in sicurezza dell'evento, la Questura di Pordenone ha predisposto un piano di prevenzione e di tutela per gli atleti, per lo staff, gli ospiti e il pubblico, con l'ausilio di personale specializzato della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Il programma e le informazioni sono disponibili su www.piancavallosnowboard.com. Il comitato organizzatore inoltre non ha voluto dimenticare il momento difficile che l'Europa e il mondo stanno vivendo, pertanto ha deciso che tutto ricavato della vendita del merchandising verrà consegnato al comune di Pordenone che, in accordo, lo destinerà all'accoglienza dei profughi ucraini sul territorio del capoluogo della destra Tagliamento. Educare al benessere digitale, il progetto educativo rivolto agli istituti comprensivi di Pordenone per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Vediamo di che cosa si tratta. Il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole e nella società civile sono un fenomeno che va prevenuto e governato. In municipio è stato presentato un progetto rivolto agli istituti comprensivi di Pordenone. Il sindaco Alessandro Ciriani illustra le finalità. Il Comune rafforza e robustisce la propria attività contro il bullismo, un fenomeno che sta assumendo dimensioni pericolose, non solamente a Pordenone, ovviamente è un fenomeno ormai nazionale, europeo, mondiale. Lo facciamo sulla base delle rilevazioni che ci arrivano dagli educatori di centri di educazione giovanile piuttosto che dal mondo della scuola, ma è un fenomeno che investe ovviamente anche la famiglia, la società, e cioè l'assenza di gerarchie, di valori, di regole, di educazione, di rispetto, che porta ovviamente qualcuno ad avere un'autostima gigantesca, ad essere anche una persona magari popolare tra i propri coetanei, ma creando grossi danni nei confronti di chi non può difendersi. Ora noi vogliamo
mettere in campo degli strumenti che sono in grado di intercettare questi bulli, di portarli sulla retta via, di fare in modo di controllare questa aggressività, ma soprattutto anche di instillare delle regole che consentano di vedere più quei fenomeni esecrabili di ragazzi che rispondono male agli insegnanti, che mangiano durante l'ora di scuola o che magari in città imperversano bullizzando ragazzi che sono sicuramente più fragili. È una sfida importante che va combattuta anche contro messaggi che quotidianamente arrivano dalla radio, dalla televisione, dai giornali, che come dire, esaltano la vanità e l'autostima di questi ragazzi invece di imporre, ripeto, delle gerarchie e delle regole che consentirebbero di vivere tutti più tranquillamente. L'assessore alle politiche giovanili e alla cultura Alberto Parigi mette in evidenza lo spirito di collaborazione con scuola, famiglie e associazioni e l'integrazione con altre iniziative. Allora, mettiamo in campo una serie di iniziative per contrastare il bullismo, in particolare il cyberbullismo, rivolte a sia alunni che a genitori che famiglie, in particolare a scavalco tra la scuola elementare, gli ultimi anni dell'elementare e le scuole medie. È un progetto costruito in stretto dialogo e collaborazione con le scuole che hanno i loro progetti sul bullismo. Allora, per non creare doppioni, sovrapposizioni, ci siamo coordinati in modo da andare a integrare l'offerta. Sono, diciamo, iniziative, per così dire, immateriali, i cui effetti si vedono nel lungo termine, ma servono assolutamente, perché il benessere di una comunità, la tranquillità di una comunità si ha anche da questi progetti. A Pordenone non c'è un'emergenza bullismo, ci sono dei singoli casi e questi progetti servono a contrastarli e a mantenere, ripeto, una comunità e uno standard elevato di vita. Il progetto è rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, ma anche ai docenti, al personale scolastico e ai genitori, come ha precisato Matteo Giordano, referente del progetto, per contribuire a colmare il gap generazionale sul digitale con i giovani. Su quest'ultimo aspetto i dati regionali segnalano che il 64% dei genitori non conosce il funzionamento del sistema europeo di classificazione per età dei videogiochi. Il 33% non sa o sottostima l'età minima consentita per l'utilizzo di WhatsApp e il 30% non conosce il limite di età di TikTok. Quindi un progetto triennale che aiuta a capire cosa c'è dietro le quinte di internet, quali sono i diritti e i doveri in rete, come gestire le emozioni online e dove informarsi, quali strumenti utilizzare per navigare in sicurezza, come tutelare il benessere digitale e promuovere l'uso creativo del digitale. Russia-Ucraina, siamo ad un passo dalla terza guerra mondiale, prova a rispondere Alfredo Pasini nella puntata di oggi di Delenda Cartago. A seguire il meteo e dopo un breve break pubblicitario tutte le altre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine e da quella del Veneto. Grazie per essere stati con noi, ma non andate via. Buonasera. La notizia scioccante di questi giorni è, citando la parlamentare europea Francesca Donato, che il Parlamento europeo, la Commissione europea e il Consiglio europeo hanno deciso di innalzare il livello del confronto fra Russia e Ucraina oltre ogni limite e di estendere lo scontro a tutti i paesi europei. Sì, avete capito bene. Parlamento, Commissione e Consiglio europeo vogliono dichiarare guerra militare alla Russia. E come primo atto concreto, la Commissione europea acquista armi da guerra da consegnare ai militari ucraini e ai civili ucraini, pagandoli con i fondi destinati agli aiuti umanitari. Mentre la Polonia vuole dare i propri MiG-29 all'Ucraina. Verrebbe da chiedersi: ma siamo nelle mani di chi? È una follia, follia pura quello che si sta dicendo. Queste decisioni irresponsabili, pericolosissime, porteranno direttamente alla terza guerra mondiale, che sarà una guerra nucleare da cui non si salverà nessuno se verrà attuata. Solo criminali nemici dell'umanità possono pensare di dichiarare guerra alla Russia. Non contenti di aver chiuso l'import-export con la Russia, di aver chiuso i porti, spazio aereo, tutte le relazioni finanziarie fra la UE e le banche russe,
investimenti e ogni tipo di cooperazione, di aver chiuso i media russi perché si deve conoscere solo la verità della NATO, non contenti di aver colpito cittadini e aziende russe che hanno attività sul territorio europeo e non contenti di tutto questo, hanno nuovamente diviso il mondo in due grandi blocchi. Lo hanno riportato ai tempi della guerra fredda e adesso, in più, vogliono anche lo scontro militare con la Russia. Viene da chiedersi, ma il progetto di riduzione della popolazione mondiale, voluto dalle grandi elite finanziarie, passa attraverso la guerra nucleare con la Russia, forse? La Russia ha vinto perché metterà in sicurezza l'Ucraina impedendo che missili a testata nucleare della NATO vengano posizionati al suo confine, similmente a quanto accaduto a parti invertite nella crisi cubana del 1962. E la Russia ha vinto perché eliminerà i laboratori per la guerra batteriologica che la NATO con l'Ucraina ha posto al suo confine. Ci ricordiamo forse delle motivazioni della guerra in Iraq? E la Russia ha vinto perché ciò che non venderà più al mercato europeo lo venderà in misura anche maggiore al mercato asiatico. Gas, petrolio, materie prime, collaborazioni in alta tecnologia che noi non avremo più, mentre pagheremo l'energia 3 o 4 volte ciò che pagavamo prima. Il governo degli Stati Uniti ha vinto, questo governo degli Stati Uniti ha vinto, perché l'Europa è di nuovo separata dalla Russia da un muro molto alto che sarà molto difficile da abbattere, tra molti anni forse. Ha vinto perché l'Europa è ancora più debole e ancora più dipendente dall'America. L'Europa e l'Italia invece hanno perso su tutti i fronti, perché hanno perso un grande partner naturale per posizione geografica, per affinità culturale, per capacità tecnologica e per le immense risorse naturali che ha e di cui noi beneficiavamo. Europa e Italia hanno distrutto la pace in Europa e anche nel mondo e causato una gravissima crisi economica che renderà tutti noi più poveri, se sopravviveremo. L'Unione Europea ha sempre colpito l'Italia, saccheggiata da Germania, Francia, fondi di investimento, senza che i vari governi italiani abbiano mai dimostrato una benché minima reazione, dimostrando una totale assenza di dignità. Quasi tutto ciò che potevano toglierci ce lo hanno già tolto. Quasi, perché gli resta da sottrarci le nostre case e i nostri risparmi, che sono il prossimo bersaglio di Draghi e dell'Unione Europea, von der Leyen in testa. Biechi esecutori degli ordini della grande finanza mondiale. Ammesso e non concesso che fra poco non finisca tutto con una guerra termonucleare, credo che dovremmo considerare molto seriamente l'uscita da questa Unione Europea e l'uscita da questa NATO. Dobbiamo riappropriarci della nostra sovranità, riprenderci la dignità e la potestà che ci spetta e riprendere il nostro destino nelle nostre mani. Non importa se ciò sarà molto difficile, è l'unica via per non soccombere. ARPA Friuli Venezia Giulia. Vediamo insieme le previsioni per i prossimi giorni. Nel fine settimana sulla regione permarrà aria fredda ma secca di origine balcanica. In seguito tenderà ad essere più mite e umida. Andiamo nel dettaglio. Sabato 12 marzo. Cielo in genere sereno su tutta la regione, ma di primo mattino sarà possibile nuvolosità residua sui monti, specie verso il Cadore. Sulla costa soffierà bora moderata. In giornata venti di brezza ovunque, temperature ancora invernali. Le temperature. Minime. In pianura tra meno 3 e 0 gradi, sulla costa tra 2 e 5 gradi. Le massime. In pianura sui 10-12 gradi, sulla costa 8-10 gradi. Temperatura media nella libera atmosfera a 1000 metri meno 2 gradi, a 2000 metri meno 6 gradi. Domenica 13 marzo. Su tutta la regione ancora cielo sereno o poco nuvoloso, con venti a regime di brezza e temperature ancora invernali. Le minime saranno decisamente basse per la stagione, specie in pianura e nelle valli. Le temperature. Minime. In pianura tra meno 5 e meno 2 gradi, sulla costa 1-4 gradi. Le massime. In pianura tra 10 e 12 gradi, sulla costa tra 8 e 10 gradi. Temperatura media nella libera atmosfera
a 1000 metri 0 gradi, a 2000 metri meno 4 gradi. Grazie. Ben ritrovati dalla nostra redazione di Udine Gorizia e Trieste di Telepordenone. Tanti anche stasera gli approfondimenti relativi alla guerra in Ucraina contro la Russia. È partito proprio questa mattina dalla sede della Protezione Civile di Palmanova il secondo carico di farmaci e dispositivi medici destinati ai feriti e ai profughi provenienti dall'Ucraina. Dopo il primo convoglio partito l'8 marzo, il secondo trasporto giungerà sempre ai confini tra la Romania e l'Ucraina, come richiesto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. A bordo dei camion sono stati caricati medicinali e dispositivi raccolti in questi giorni tra le varie regioni, dal momento che la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia è stata individuata come hub nazionale per lo smistamento delle forniture provenienti da tutta Italia e che di volta in volta saranno inviate nei luoghi più prossimi al conflitto. Il materiale sanitario servirà a dare sostegno e conforto a chi sta scappando dalle città sotto attacco. Proseguono nel frattempo i lavori per organizzare l'allestimento in Slovacchia, nella zona di confine di Ubla, di un centro di prima accoglienza e smistamento dei civili in fuga dalla guerra. Consegnati all'Associazione Friuli Ucraina oltre 2 tonnellate di cibo per cani e gatti e centinaia di accessori per gli amici a quattro zampe dei profughi ucraini. Questa mattina i volontari della Protezione Civile hanno trasferito centinaia di scatole dagli uffici dell'anagrafe canina alla sede del sodalizio al Città Fiera. Ne dà notizia Claudia Basaldella, consigliere comunale di Udine, con delega alla tutela e al benessere degli animali. Siamo stati sommersi, spiega la leghista, da cibo, guinzagli, trasportini e cucce e colpiti dalla generosità d'animo dei nostri concittadini. Una sola parola agli udinesi e ai friulani che hanno aderito a questa iniziativa: grazie. La raccolta proseguirà fino al termine dell'emergenza con i consueti orari in via Stringer 12 tutti i giorni, da lunedì al venerdì dalle 11 alle 12.15 e lunedì e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16.45. E nel frattempo sono finalmente al sicuro in Friuli e ringraziano tra le lacrime chi li ha aiutati a scappare dall'Ucraina, ma non nascondono la speranza di poter tornare a casa il prima possibile, dove hanno lasciato mariti, amici e parenti. Partito da Dnipro, nel cuore del paese in guerra, è arrivato ieri sera a destinazione il gruppo di dipendenti ucraini della Danieli assieme ai familiari. Si tratta di 64 persone con 30 minori, 20 dei quali con meno di 10 anni. Dopo oltre 20 ore in pullman avevano varcato il confine con la Romania, dove ad attenderli c'erano i referenti dell'azienda friulana che li hanno scortati fino a destinazione, passando per la capitale Bucarest, dove sono saliti su un volo charter atterrato nel pomeriggio di ieri a Ronchi dei Legionari. Il viaggio è stato organizzato dalla stessa Danieli, che ha accolto adulti e bambini nelle palazzine del proprio campus a Butrio. E ieri abbiamo intervistato telefonicamente Maurizio Longo, pastore del Gospel Center, che nelle scorse ore si trovava in Slovacchia, al confine con l'Ucraina, per consegnare alla popolazione colpita dalla guerra materiali di prima necessità e generi alimentari. Allora sentiamo le sue parole. In collegamento telefonico con Maurizio Longo, pastore del Gospel Center. Ben ritrovato, grazie per essere con noi. Buonasera Edoardo. Allora, facciamo un po' il punto, Maurizio, perché in queste ore e in questo momento ti stai trovando, no, al confine con l'Ucraina, dove avete di fatto portato e state portando beni di prima necessità e soprattutto un grande supporto morale, che è fondamentale perché in questo momento di legato alla guerra con la Russia i cittadini stanno provando tanta difficoltà, soprattutto donne e bambini. Sì, in effetti è così. Noi abbiamo raccolto dei beni di prima necessità a Udine presso il centro commerciale della Città Fiera, l'abbiamo riscatolato tutti, selezionati per benino, e abbiamo spedito il primo carico, che è arrivato a Cosice. Ci siamo appoggiati ad una comunità cristiana dove loro svisteranno a tutte le persone che ne avranno il bisogno. Loro, tra le altre cose, stanno anche accogliendo delle persone. Ci sono una ventina di ragazze che loro accolgono, che si prendono cura di loro,
Questa mattina ci siamo recati al confine con l'Ucraina, dove abbiamo visto veramente qualcosa che è drammatica. Io personalmente non ti nascondo comunque che mi sono rattristato, perché una cosa è vedere alcune immagini sulla TV, qualcos'altro è invece viverlo di persona. E ho potuto riflettere, fare una mia considerazione, che sì, è arrivato, ci sono tanti camion, tanti tir di mangiare, di alimenti, non gli manca niente, ma una cosa che ho notato comunque è la tristezza che c'è nel viso delle persone. Ho notato in particolar modo una donna, sì, che sembrava forte, aveva una bimba in braccio tutta avvolta in un giubbotto e sembrava, come dire, molto forte, ma arrivando a un certo punto comunque ho cercato insomma di interagire con lei, ho poggiato la mano sulla spalla, c'era un interprete che parlava nella loro lingua. E quando iniziai a parlare, io ho poggiato la mano sulla spalla, scoppiò a piangere, insomma, dirotto, si vedeva una tristezza sul viso, molto, ma molto, insomma, drammatico vedere tutte queste immagini di persona, insomma, che sono così, il freddo di che c'era, che c'è ancora tuttora, e penso come passeranno queste persone la notte. C'erano delle tende, insomma, sacchi a pelo messi là, insomma, una situazione veramente, veramente, veramente molto drammatica. E bisognosi di tanto amore e di tanto affetto. Abbiamo visto comunque, e ho visto anch'io dai tanti scatti che mi hai mandato, che comunque il vostro supporto lì è fondamentale. Nonostante questo e nonostante i momenti di difficoltà, abbiamo visto in delle foto bambini sorridere, questo è fondamentale. Sì, ho cercato, ecco, di far sorridere una bambina che l'ho vista là, la mamma prendeva delle scarpette, li faceva provare, e così mi sono soffermato un po', l'ho osservato, io ho fatto un sorrisino e mi sono avvicinato, ecco, per farla sorridere un po', insomma, tirare un po' il morale su anche alla mamma. Infatti poi la mamma, insomma, ha fatto anche un sorriso. È una cosa brutta poter vedere, ecco, i bambini, insomma, che si trovano davanti a queste scene, di prendere delle scarpe, c'erano svariate scarpette per bambini là, e quindi provare queste scarpe. Sono situazioni veramente molto drammatiche. A me mi ha addolorato tanto il cuore, perché ho visto, ecco, la sofferenza, e dico, non vorrei che mia figlia un domani si dovesse trovare in una situazione del genere, e quindi, come dire, sono stato fortemente toccato da quello che, insomma, ho visto. Ecco, quali sono adesso i progetti per i prossimi giorni? Come vi muoverete nei giorni a seguire? E allora, io abbiamo mandato il primo carico, ecco, come dicevo prima, a Cosice, in questa comunità cristiana dove si prenderanno cura delle persone, spediranno loro la merce che è arrivata, la spediranno anche dentro l'Ucraina e in altre chiese. Tutto questo lo stiamo facendo anche per evitare che comunque si possa fare spreco, perché ci sono tir che arrivano di merce, sì, ma ovviamente magari sul momento c'è un'abbondanza di cibo, ma dobbiamo pensare fra 15 giorni, fra 20 giorni, fra un mese. Certo. Quindi non vogliamo sprecare del cibo, ma vogliamo comunque che siano onorati anche i sacrifici delle persone che hanno onorato queste persone, che hanno dato, e di conseguenza, insomma, vogliamo dare un'assistenza continua. Io domani mattina rientrerò in Italia, ma sicuramente ritornerò anche qua la settimana prossima o l'altra ancora, perché abbiamo della merce già accantonata al Cittafiera, e quindi dovremmo portarla qua, consegnarla a queste persone. Ti dico sinceramente, io sto riflettendo, io sono un missionario in Friuli Venezia Giulia, vengo da, certo, Palermo, e sto riflettendo, ecco, per venire un periodo di tempo qua in missione, per dare più che un supporto alimentare, un supporto spirituale, un supporto emotivo, un affetto, insomma, mostrare loro, ecco, che ci siamo con loro. Ma praticamente ti dico che non è facile poter stare qua, perché di giorno c'è freddo, pensiamo un attimino alla notte che calerà ancora la temperatura di almeno 5-6 gradi, calerà ancora. Non è facile.
E veniamo adesso all'andamento della pandemia in regione. Calano contagi e terapie intensive. Oggi in Friuli su 4.924 tamponi molecolari sono emersi 234 positivi, percentuale al 4,75%. 5.780 i test rapidi realizzati, dai quali sono emersi 406 casi. Si conferma la fascia dai 40 ai 49 anni quella più colpita dal virus. Le persone ricoverati in terapia intensiva scendono a 10, mentre sono 150 gli ospedalizzati in altri reparti, 5 il numero dei decessi nelle ultime 24 ore. E andiamo a Udine perché nelle scorse ore il personale di polizia giudiziaria del comando di polizia locale, con il supporto di due unità cinofile nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto e al consumo del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha segnalato alla locale prefettura quattro giovani trovati in possesso di cannabis nella zona di Borgo Stazione. Poi gli agenti hanno trovato metanfetamina, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico. Restiamo a Udine perché ieri si è verificato un incidente in uno dei punti più critici della viabilità cittadina. Verso le ore 13 due utilitarie si sono scontrate tra via Monte San Marco e via d'Artegna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine, i carabinieri, un'ambulanza della Sogit e l'automedica. L'anziano automobilista alla guida di una Fiat 500 ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale cittadino. Il comune di Monfalcone ha presentato ufficialmente il bilancio di fine mandato, investimenti e grandi opere, fiore all'occhiello dei 5 anni di amministrazione Cisint. Sentiamo il servizio. La Giunta Comunale di Monfalcone si appresta a inviare alle famiglie monfalconesi il bilancio di mandato che riassume le attività svolte nei 5 anni dell'amministrazione Cisint da fine 2016 ai giorni di oggi. Si tratta di un adempimento previsto da una direttiva ministeriale della funzione pubblica del 2006 promossa nell'ambito di un'esigenza di trasparenza nel rapporto con i cittadini e nel quale viene dato conto delle scelte operate, delle attività e dei servizi svolti. In passato, nota il Comune, analoga iniziativa era stata assunta a fine legislatura dall'amministrazione Pizzolitto, ma non da quella Altran, mentre la direttiva considera come un fattore molto importante sotto il profilo comunicativo quello di far conoscere ai cittadini e al sistema delle imprese il lavoro svolto per far comprendere gli effetti dell'azione amministrativa. Il documento riassunto in un agile volume di distribuzione in questi giorni è articolato come previsto dalla normativa in 3 sezioni. La visione programmatica che emerge dai macro obiettivi, il quadro dell'utilizzo delle risorse disponibili e le politiche comunali nelle diverse aree di intervento con i risultati conseguiti. Nell'appendice è riportato il piano per il verde e l'azione svolta nell'ambito del piano nazionale PNRR che ha già consentito all'ente di acquisire quasi 14 milioni di euro, di cui 12 per le scuole e 1,5 per il centro sportivo integrato. L'impostazione editoriale, afferma la nota della Giunta, ha inteso rispettare le direttive sulla scelta di un linguaggio semplice e non ridondante, dal punto di vista dei contenuti informativi, una forma di facile lettura utilizzando a questo fine fotografie e grafici. Il bilancio di mandato sarà presentato dal sindaco Cisint in un incontro pubblico sabato 19 marzo alle 10:30 alla biblioteca comunale. L'aspetto più rilevante del documento riguarda la parte degli investimenti, fra i quali spiccano i 9 milioni e 900 mila euro per la riqualificazione del sistema scolastico, i 2 milioni e 300 mila per gli impianti sportivi e 600 mila per le aree verdi, i 10 milioni di euro per la viabilità e la sistemazione di strade e marciapiedi, 11 milioni per gli interventi di Iris per la Proggia San Giusto, il serbatoio della Rocca e la condotta per Pietra Rossa, e poi la parte delle grandi opere con 4 milioni e 700 mila per il porticciolo Sauro, gli oltre 4 milioni per la piazza e il museo del municipio e i 9 milioni di euro per il progetto integrato delle terme, del litorale e del Carso. Sotto il profilo contabile emergono invece la riduzione della pressione fiscale, la diminuzione dell'indebitamento per mutui, la notevole accelerazione dei tempi medi di pagamento per beni e servizi.
E restiamo a Monfalcone perché il primo cittadino ha portato i saluti dell'amministrazione della cittadinanza al convegno nazionale della chirurgia di parete addominale. Facciamo un po' di chiarezza che si è tenuto oggi e proseguirà anche domani all'Euro Palace di Monfalcone. Siamo orgogliosi di questa due giorni che è stata organizzata nell'ex albergo Impiegati, un albergo nel quale sono state fatte cose importanti per la salute in un territorio come il nostro, dove molti concittadini hanno perso e perdono ancora oggi la vita per aver lavorato a contatto con l'amianto, ha dichiarato il sindaco in apertura del convegno. Il professor Alessandro Balani, direttore del Dipartimento Chirurgico di Gorizia e Monfalcone, presidente del convegno, nel ringraziare Monfalcone per l'ospitalità, ha voluto rimarcare come Monfalcone sia un centro di chirurgia della parete addominale all'avanguardia, che punta a diventare centro di riferimento non solo per la cura delle ernie, ma anche per le patologie più complesse come i cedimenti della parete addominale. Nel 2021 il valore delle esportazioni regionali ha superato i 18 miliardi di euro dopo la diminuzione dell'anno precedente, che è stata caratterizzata negativamente dalla pandemia. Si tratta di un livello record per le vendite estere delle imprese regionali, superiore anche ai valori raggiunti nel biennio 2018-2019, lo evidenzia il ricercatore dell'IRES Friuli Venezia Giulia Alessandro Russo, che ha elaborato i dati dell'Istat. La crescita delle vendite estere registrate nel 2021 ha interessato tutto il territorio regionale ed è stata superiore al 20% in ognuna delle quattro province. Una giornata simbolicamente importante, frutto di un lavoro interistituzionale che permetterà alla città di Aquileia di riappropriarsi di un bene restituito alla collettività locale. Così l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti ha definito quanto accaduto oggi nella città patriarcale alla presenza del sindaco Emanuele Zorino in occasione della consegna al comune da parte dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati la criminalità organizzata di tre beni dislocati all'interno del territorio dal grandissimo potenziale per lo sviluppo dell'area. Si tratta di due immobili e un terreno situati in Borgo San Felice, sui quali l'amministrazione comunale ha già predisposto un progetto dedicato alla loro nuova destinazione d'uso. Dopo un intenso anno di lavoro, Altre Memorie, progetto dell'omonima associazione sostenuto da Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli e Turismo FVG, si prepara a concludere questa edizione con esposizioni artistiche e una serie di appuntamenti in programma a partire da domani, sabato 12 marzo, dalle 17 alla sala eventi della Protezione Civile di Ravascletto in via Valcalda, accanto al parcheggio Caravan, in programma Chiase, Luigi Pullini in residenza a cura di Due Punti. L'artista racconterà la sua ricerca, la produzione nata durante la residenza artistica e in che modo il territorio friulano ha contribuito alla sua indagine sulle dinamiche celate dietro le necessità della popolazione e che possono determinare nuovi oggetti d'uso. Parliamo di sport. Ottavo posto alle Paralimpiadi di Pechino 2022 per la 17enne portacolori del Friuli Venezia Giulia Martina Vozza, guidata da Ilenia Sabidussi, che ha fermato sul tempo di 2 minuti e 8 secondi nel gigante Vision Impaired. La Monfalconese aveva chiuso in ottava posizione anche la prima manche con 1 e 3. Dopo le cadute nelle prime gare, Vozza, la più giovane atleta della spedizione azzurra, ha dichiarato: "Sono contenta di essere arrivata al traguardo. Nella seconda manche sono partita meglio rispetto alla prima, ma devo trovare il modo di partire e sciare in gara come faccio in allenamento. Non penso di essermi del tutto sbloccata, anche se, come dicevo, la seconda manche è andata decisamente meglio." Domani c'è lo slalom, una specialità che prediligo rispetto al gigante, dove cercherò di partire al massimo e dare tutto. E sempre domani, sabato 12 marzo alle 15, in concomitanza con la manifestazione della pace da 3 metri per 2, verrà fissa sul municipio di Palmanova una bandiera, simbolo appunto della pace. L'amministrazione comunale intende così unirsi alle richieste internazionali di immediata cessazione del conflitto in Ucraina. L'occasione sarà anche il momento per approfondire, riflettere e raccogliersi pubblicamente in preghiera per chiedere un immediato stop all'uso delle armi.
Piazzale Norma Cossetto, ancora vittima di atti vandalici contro il palo e la targa commemorativa. Fortunatamente è stata poi rinvenuta la struttura e ripristinata questa mattina. Sentiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio. Non c'è pace per Piazzale Norma Cossetto. La scorsa notte il palo, recante il nome della giovane brutalizzata e uccisa dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Suragni, è letteralmente sparito. Identica sorte per la targa inaugurata in occasione del giorno del ricordo. A terra non sono stati rinvenuti vetri o altri oggetti riconducibili ad un incidente. Abbiamo fondate ragioni, pertanto, per pensare che sia stato l'ennesimo vile gesto dei soliti negazionisti. Così Alessandro Ciani, assessore alla sicurezza, spiegando che palo e targa sono scomparsi, quindi è improbabile che qualcuno ci abbia sbattuto accidentalmente. Già lo scorso 9 febbraio, prima ancora dell'inaugurazione del piazzale, il palo era stato abbattuto. L'auspicio è che si possa fare chiarezza sulla vicenda e si possa risalire ai responsabili di un gesto grave che offende la memoria di una ragazza che ha subito violenze inaudite nel nome di un'ideologia cieca e intrisa di odio. Fortunatamente è stato ritrovato e già ripristinato in mattinata il palo commemorativo intitolato Norma Cossetto, rinvenuto appunto questa mattina in via Attimis, a qualche centinaio di metri dalla sua sede, è stato nuovamente piantato a terra dagli operai comunali verso le ore 10:30. Per evitare nuovi spiacevoli atti vandalici è stata aggiunta una piccola colata di cemento. Sul posto il sindaco Pietro Fontanini e l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani. Nella giornata di ieri c'è stato l'ennesimo episodio vergognoso da parte di alcuni negazionisti nei confronti dell'intitolazione di un piazzale a Norma Cossetto. Questa mattina insieme al sindaco ci siamo accertati del fatto che il personale del comune abbia immediatamente rimesso il palo. Condanniamo però con grande fermezza azioni vili da parte di persone che si ostinano a negare la storia, a negare vicende che hanno riguardato anche la nostra città e che invece che essere negate devono essere spiegate, tramandate alle future generazioni affinché episodi di questo tipo non accadano mai più. Il sindaco aggiunge: ringrazio i dipendenti per essere stati solerti e solleciti nel rintracciare e rimettere il palo al proprio posto. Di certo non mi stanco di stigmatizzare e condannare atti gravi che offendono la memoria di una ragazza che ha subito violenze feroci ed è stata massacrata dai suoi aguzzini per ragioni di bieca ideologia. Inutile fingere di fare i sepolcri imbiancati, il gesto dell'altra notte ha una matrice politica marcata. Ciani aggiunge: un paio di anni fa erano successe vicende analoghe al Parco Martiri delle Foibe, siamo al cospetto di persone che vogliono negare eventi drammatici che invece devono essere raccontati e conosciuti. Oggi presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia è stato presentato il progetto dal titolo I raggi di solidarietà, pedalare per vincere, a sostegno del team senologico dello stesso presidio ospedaliero. Il progetto è stato promosso da 10 comuni appartenenti al Patto del Collio congiuntamente al comune di Gorizia e ha previsto l'organizzazione di una serie di eventi che si sono sviluppati a partire dall'appuntamento estivo dell'ultima tappa del Giro d'Italia Donne che ha interessato l'intero territorio del Collio. Le iniziative di vario genere si sono svolte a partire da luglio 2021 fino a gennaio 2022 in tutti i comuni interessati e sono state finalizzate ad una importante raccolta fondi da destinare alle attività di prevenzione e cura del reparto di senologia dell'ospedale goriziano, volti all'acquisto di attrezzature e materiali utili. La Giunta regionale, su proposta del vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi, ha approvato l'avviso pubblico per il finanziamento di progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore. Nel dettaglio, le risorse ministeriali pari a complessivi 350.000 euro sosterranno i progetti riconducibili agli obiettivi regionali dell'Agenda 2030 e per tutte le età. Potenziare quindi gli interventi previsti nella coprogettazione si fa rete. Supportiamo insieme la fragilità dell'anziano nei territori delle aziende sanitarie.
Chiudiamo l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Il comune di Ronchi dei Legionari potrà fregiarsi del titolo di città. Il riconoscimento che in Friuli Venezia Giulia è stato concesso a 25 comuni, l'ultimo dei quali Tarcento nel 2008, ha carattere essenzialmente onorifico e permette tra le altre cose di apporre sullo stemma comunale la corona di città al posto di quella di comune. Lo ha decretato su proposta dell'assessore regionale Roberti il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. La richiesta di concessione è stata deliberata dal Consiglio Comunale, corredata da una relazione illustrativa inoltrata al Presidente della Regione per il tramite della direzione competente in materia di autonomie locali. Con questo era davvero tutto, grazie per averci seguiti, appuntamento a domani, nuova edizione del nostro telegiornale. Adesso piccolo break pubblicitario, dopo linea al collega del Veneto. Grazie, buon proseguimento di serata qui su Telepordenone. Gentili telespettatori, bentrovati dalla redazione di TPN Veneto. Cominciamo con una notizia legata a un omicidio che fece scalpore a Vittorio Veneto, l'omicidio Vai. 24 anni di reclusione sono stati inflitti a Patrizia Armellin, 56 anni, e 16 anni di reclusione invece per Angelica Cormaci, di anni 26. Sono le condanne inflitte alle due donne, rispettivamente l'ex compagna e un'amica della coppia, dalla Corte di Assise di Treviso, presieduta dal giudice Francesco Sartorio, per il delitto di Paolo Vai, il 56enne, ucciso la notte del 18 luglio 2019 nella casa di via Calde Romani a Vittorio, Veneto. Ucraina, la regione Veneto ha fatto sapere di aver attivato i tre UBA, Isola della Scala in provincia di Verona, Annuale a Valdobbiadene in provincia di Treviso. Luca Zaia, il presidente della Regione Veneto, dice 300 posti di prima accoglienza per ospitare temporaneamente i profughi, generosità dei veneti senza limiti. A Isola della Scala 100 i posti a disposizione, Annuale altri 100, altrettanti a Valdobbiadene. Tra l'altro sono UB interprovinciali, perché a Isola della Scala confluiranno profughi attualmente nelle province di Verona e Vicenza, Annuale i profughi ucraini che sono domiciliati attualmente a Venezia, Padova e Rovigo, e Valdobbiadene accoglierà quelli destinati Treviso e Belluno. La protezione civile regionale è attivata, una struttura simile c'è anche a Portogruaro nella zona di Prati Pozzo. E ora un po' di numeri. Gli arrivi dei profughi provenienti dall'Ucraina registrati nel Veneto dalle prefetture si attesta intorno a 2.900 persone, in maggioranza concentrate nel territorio della provincia di Treviso, 948, lo rende noto la regione. Ieri sono stati effettuati 663 tamponi per un totale di 3.000 screening dall'inizio dell'emergenza. L'offerta complessiva dei posti letto in Veneto è di 6.300 unità. L'importo versato finora sul conto corrente regionale del Veneto ha raggiunto poco più di 315.000 euro in base a 2.063 versamenti. 30 milioni di euro di indennizzi, cambiamo argomento, sulla aviaria, pronto il decreto, i dettagli nel servizio del collega Alessio Conforti. Gli allevatori colpiti dall'emergenza aviaria avranno a disposizione il fondo da 30 milioni di euro inserito nella legge di bilancio. Il decreto, rende noto Confagricoltura, è pronto dopo il tavolo tecnico che si è riunito nelle ultime ore a Roma, durante il quale è stata presentata la bozza del provvedimento che utilizzerà le risorse per anticipare parte degli indennizi relativi ai danni indiretti per i quali verrà chiesto un rimborso a Bruxelles. Ieri a Venezia i rappresentanti delle associazioni agricole hanno incontrato l'assessore alla sanità della regione, Manuela Lanzarin, per discutere le problematiche legate all'emergenza aviaria. Il dato positivo emerso dall'incontro è che gli accasamenti sono arrivati al 44%, riferisce Michele Barbetta, presidente della sezione avicola di Confagricoltura Veneto. Ora si tratta di capire come e quando riapriranno gli altri, anche perché molti rientrano nella cosiddetta zona di ulteriore restrizione e la misura potrebbe essere estesa anche oltre il 31 marzo. Come associazione abbiamo proposto la messa a punto di un piano vaccinale entro l'autunno, analogamente ad altri paesi europei come Olanda e Francia.
Alcune notizie di cronaca prima degli altri servizi. È una maxi frode da 30 milioni di euro, quella scoperta dalla Guardia di Finanza di Vicenza. Sotto sigillo 36 immobili tra Lucca, Pistoia, Latina, Roma e Ascoli, due imbarcazioni da diporto, tre supercar, 27 partecipazioni societarie, due preziosi orologi e disponibilità finanziarie. Secondo le indagini, nate dopo un esposto da parte di una badante attiva nell'Alto Vicentino, questa ha spiegato alla Finanza di Schio di essere stata costretta da un dipendente d'agenzia a Padova di corrispondere, pagare una somma di denaro all'atto dell'assunzione e all'atto della percezione del primo stipendio. Insomma, chiedevano la cresta, ma le fiamme gialle hanno interrotto questa triste spirale. Non si era fermato all'alta dei carabinieri, dando vita a un inseguimento tra le acque lagunari. Protagonista del fatto è un trentenne veneziano, identificato alla fine, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e inosservanza delle norme sulla sicurezza nautica. Il fatto è accaduto appunto tra i canali veneziani. L'uomo viaggiava a bordo di un natante in vetro resina, senza assicurazione obbligatoria, sprovvisto di titoli abilitativi richiesti dalla potenza del motore, un motore Yamaha a 70 cavalli, sprovvisto oltretutto di targa identificativa. La folle corsa, durata mezz'ora, è terminata a Murano, senza poi tralasciare che ha provocato anche un motondoso notevole, con conseguenze che si vedranno con il tempo. Spettacolare incidente stradale a San Donà di Piave nelle prime ore del mattino, attorno alle 4 in via Zingales. Un uomo al volante della sua auto, per cause ancora da chiarire, ha infatti perso il controllo del mezzo e la vettura è carambolata lungo la via, distruggendo altre 7 auto parcheggiate ferme sugli stalli di sosta. Vigili del fuoco al lavoro questa mattina a Marghera per l'incendio al sottotetto di un'abitazione. Nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre del 115 sono intervenute in via Aurelio Nicolodi con 18 operatori. Il rogo è stato circoscritto sul finire della mattinata, evitando che le fiamme si propagassero all'intera struttura. I danni sono importanti. L'immobile ospita 6 appartamenti. Le cause sono in fase di accertamento. Volevo ottenere il Super Green Pass rafforzato, ma senza il vaccino. Così avrebbe chiesto al farmacista impegnato nelle vaccinazioni di simulare l'iniezione del siero dietro a un compenso in denaro. È questa l'accusa mossa a un 44enne del Vicentino, denunciato dalla Guardia di Finanza all'autorità giudiziaria. Polemica ancora sulla Bibione spiaggia a San Michele al Tagliamento. C'è una pesante accusa da parte dell'ex sindaco, che ipotizza addirittura un conflitto di interesse. Si riaccende a San Michele al Tagliamento la polemica su Bibione spiaggia. L'ex sindaco Pasqualino Codognotto, oggi segretario del Partito Socialista Italiano sezione locale, accusa apertamente il consigliere di Bibione spiaggia Enza Vio e la figlia Selene Colusso Vio, assessore al bilancio del comune, di incompatibilità, definendo la posizione del sindaco Flavio Maurutto, ex direttore di questo ente, imbarazzante. Colusso Vio avrebbe dovuto vigilare sui movimenti di conto e quindi su tutte le decisioni di Bibione Spiaggia, secondo Codognotto. Motivo del contendere resta ancora l'esternalizzazione del servizio di Bibione Spiaggia per l'estate 2022, si comincia tra 2 mesi esatti, che è un ente di partecipazione comunale al 30%. Il presidente di Bibione Spiaggia, Gianfranco Prataviera, ha spiegato ancora alcuni giorni fa che gli esterni sono 6, mentre altrettanti 6 sono gli interni addetti al salvataggio e che questa formula è stata condivisa dai sindacati. La spiegazione di Prataviera non convince però Codognotto. Enza Vio non ha voluto replicare. Telefono silenzioso dal sindaco e dall'assessora. Resta oltre la soglia dei 4.000 contagi il trend veneto odierno sul Covid-19, 6 le vittime registrate, 4.461 i casi di positività. I malati ricoverati in area medica sono 436, appena 34 quelli in terapia intensiva.
I numeri sono molto bassi per quanto riguarda la campagna vaccinale. Solo 4.727 le somministrazioni effettuate ieri, delle quali appena 193 prime dosi. L'ASL 4 del Veneto Orientale denuncia le aggressioni verbali e fisiche in ospedale. Nell'ultimo anno, il 2021, sono stati 50 gli episodi di violenza. Il dato emerge dal sistema di monitoraggio gestito dai servizi rischio clinico e prevenzione e protezione, l'SPP, dell'USL 4, coordinati da Elena Momesso e Donato Lancellotti, che conosciamo molto bene, di Portogruaro, in occasione della giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari, giornata di prevenzione che si celebra ogni 12 di marzo. Sastino di Livenza, entrano nel vivo i lavori di spostamento idrico progettati da Bonifica Veneto Orientale in collaborazione con Livenza Tagliamento Acque sul canale Fosson. La polizia locale sastinese ha emanato l'ordinanza attraverso cui dalle 7 di lunedì alle 24 del 23 marzo prossimo sarà istituito il senso unico alternato tra via Fosson e l'incrocio con via Gobetti. Il passaggio delle auto sarà regolato da semaforo. Via Fosson è una strada strategica per chi vuole raggiungere l'autostrada A4. Continuano a protestare i pescatori a Caorle per il caro gasolio e non solo. Il caro gasolio frena la pesca in un periodo decisivo dell'anno perché molti ristoranti sul litorale riaprono viste le richieste dei turisti dal giovedì alla domenica. I pescatori continuano a incrociare le braccia anche se si aprono spiraglio. La marineria di Caorle è in stato di agitazione. Gli aumenti folli del costo dei carburanti minano un settore alle prese ormai da decenni con crisi che riguardano la manodopera e i prodotti da pescare. I cambiamenti climatici hanno provocato mareggiate molto più frequenti e gli episodi di maltempo soffocano i molluschi. Si pensi che a Caorle non esistono più le cappelunghe. Alcuni le importano dal mare Tirreno, come fa Gianni Stival, il capo del sindacato Cogevo, rieletto a furor di popolo pochi giorni fa per un altro mandato. Da Caorle a Fiumicino, più volte la settimana, per garantire il prodotto sulle tavole, era tutto impensabile fino a poco tempo fa. Vogliamo garanzie sul futuro e prezzi sostenibili, ha detto Gianni Stival. Fra i partiti politici, solo Articolo 1 ha espresso pubblicamente il proprio appoggio alla protesta dei pescatori di Caorle, solidali comunque anche PD e Movimento 5 Stelle. Le materie prime derivanti dal petrolio, osserva il portavoce di Articolo 1 Roberto Buoso, sono sempre più condizionate dagli eventi. Rimaniamo a Caorle, lutto nell'arma dei carabinieri, si è spento a 83 anni Giovanni Mele, che ha lavorato nella caserma che un tempo si trovava a ridosso di piazza Vescovado. L'83enne lascia la moglie. Parliamo di turismo, a Bibione c'è ottimismo, sentiamo perché nel servizio. Boom di prenotazioni negli alberghi a Bibione in vista della stagione estiva, soprattutto luglio e agosto. Si parla di aumenti dell'ordine del 30-40%, lo riferisce Silvio Scolaro, presidente degli albergatori, riuniti nel consorzio ABA, che però ammonisce: la guerra in Ucraina rischia di farci perdere un po' di terreno. Auspichiamo che le cose si calmino subito. Alcune strutture ricettive del Bibionese aprono a Pasqua tra poco più di un mese, altre aspettano il ponte del 25 aprile, altre ancora sono propense ad aprire il 1 maggio. Il calo della paura legata al coronavirus è uno dei fattori trainanti. A trascinare le prenotazioni ci sono i paesi tradizionali, ma non mancano le sorprese. Oltre a Germania, Austria e Italia, arrivano infatti a prenotare persone di Francia, Svizzera e paesi del Benelux. La voglia di prenotare la vacanza non contagia solo gli alberghi, ma anche gli appartamenti, e anche in questo settore regna l'ottimismo.
La città di San Donà di Piave cerca persone maggiorenni disposte a partecipare a un percorso formativo abilitante che darà accesso al nuovo registro comunale dei babysitter, il progetto realizzato con la collaborazione di Jonathan Cooperativa Sociale. La storia del Prata Volley, se ne è parlato nella sede della Tinet di Oderzo nell'ambito di un ricevimento per la vittoria in Coppa Italia di Serie A3. Ci racconti semplicemente quali sono state le tue emozioni e qual è stato il percorso per arrivare al Nicola Arena Sarto? Buongiorno, sì, in effetti la storia di Prata ha già molti anni. L'inizio è caratterizzato da una grande passione che c'era nelle figure di Francesco Bongiorno e di Arcangelo Follini, che è stato il primo socio di questa società, iniziata con l'atletica in quegli anni e poi piano piano con l'inserimento dello sport della pallavolo. Questo tipo di pratica è sempre stata portata avanti in un contesto molto legato al comune di Prati di Pordenone. L'impostazione è sempre stata quella di dare la possibilità ai cittadini di Prata di poter svolgere una pratica sportiva sana. E piano piano anche la mia figura ha iniziato a calcare perché nella mitica palestra delle scuole medie, dove ho giocato per 27 anni, e poi con l'aiuto di altri due componenti della società, Maurizio Meneghelli e Vincenzo Davide, abbiamo cercato di impostare il lavoro al fine di poter valorizzare il territorio per mezzo di meriti sportivi, quindi diciamo con una pratica del pallavolo. Questo tipo di intento è stato ben perseguito per molti anni, perché la passione è stata la cosa che ha fatto sì che si potesse portare avanti nel tempo. Sono arrivati i risultati che in passato già tutti conoscete. L'anno della vittoria della Serie A è stato, diciamo, la ciliegina sulla torta di tutte queste vittorie. Dalla pallavolo alla scherma, al Palexpo Mardi Caorle, secondo fine settimana consecutivo con le pedane, si torna a tirare di spada questo weekend nell'ambito del circuito nazionale. A Oderzo la banda cittadina Turroni riprova le sensazioni di prima della pandemia. Domani e domenica dal mattino la famosa banda musicale organizza un corso di aggiornamento nella sala parrocchiale di Piavon con docenti specializzati. Porto Buffolè torna a rivivere grazie all'arte. Sabato alle 17 si inaugura con gli occhi di Gaia, mostra dell'artista Olimpia Biasi, che sarà ospitata in sala della Casa Gaia da Camino. Ed è stato presentato oggi alle 18 nel municipio di Portogruaro un grande evento d'arte, percorsi esperienziali tra arte e scienza, una mostra caratterizzata da una formula originale basata sul rapporto tra scienza e arte. Si metteranno in relazione l'arte di Luigi Russolo e quella di Renzo Bergamo. La mostra organizzata dal distretto turistico della Venezia orientale verrà inaugurata domani e seguiremo questa manifestazione, questo evento che darà lustro alla città di Portogruaro. Il Palazzo Vescovile ospiterà le opere di Russolo e Bergamo fino al 3 luglio 2022. Ed era questa la nostra ultima notizia dalla redazione di TPN Veneto. Io vi ringrazio, vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale. Grazie a tutti voi, arrivederci. Sabato 12, residua variabilità soprattutto sulle Prealpi e più sulle pianure occidentali, a inizio giornata.
poi nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento sulle zone centro-settentrionali, senza notevoli variazioni altrove. Si genera un desiderio invincibile, è l'orgoglio granata, come una squadra lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, una promozione. In questa storia fantastica, in questo calcio del porto, i nostri cuori granata, con sogni fatti di gloria, posso toccare il cielo, lo posso fare per davvero, lascia che questa partita ti porti con sé, non c'è più niente da perdere, porto un ruolo a te, in questo stadio fantastico, porto un ruolo a te. Centrale, il sogno di uno scudetto che ci fa andare in delirio totale, noi come voi che tifiamo per sostenere una squadra sola, poi come noi ci buttiamo dentro una storia nuova, dentro lo stadio suona una ritmica forte, si sente da fuori l'orgoglio granata, leva via la polvere dai cuori, speaker suona, musica buona, Porto Gruaro 1-0, tifiamo Porto Gruaro a te. Stadio fantastico, dove i sogni si avverano, con 100 gol che ci uniscono, e i nostri cori che esplodono in mezzo alla curva, fanno un gol più veloce del vento, con questo porto fantastico, posso toccare.